faccio un mare, oh. E mercoledì prossimo uscirà quello dedicato allo shoujo manga. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo in direzione Valleycon per la prima edizione di questa nuova fiera del fumetto. Chi abbiamo qui? Ma che cosa? Ragazzi, sì, il nostro amico Erlich. Buonasera. Erlich, so che cerchi moglie, vero? Sì, no, ma manco una compagna così, eh? Un compagno. Una compagna. Non capi male, sì, subito. Allora, stiamo andando al Valleycon, vediamo se la Laura ci porta sani e salvi. Forse, perché io ho una guida un po' sportiva. Questo va sulla Rai, eh? Ah, sì, Rai Education. Non mi ha detto finora sono stato bravo. Su Rai Education. Un minuto. In diretta nazionale. Io ho delle fan. Sono bravo ragazzo, C'ho delle fan bellissime. Sì? Allora vai. Ma falle con noi, allora fammele conosci. E non è italiano, No. Vabbè, lui sì. Mi emoziono, scusate. Si emoziona un po'. Poi facete un'anteprima dei capelli della Laura di stasera, ragazzi, attenzione. Oh. Però mi sento molto Sailor Moon, effettivamente. Beh, meno male, anche perché sono i capelli con cui ci ha fatto partire un'ora dopo per attaccarseli. Che vuoi fare, Erlich? No. Che devo fare? Ah, come fa la figa anche antisociale. Dovremmo esserci comunque, credo, forse. No, non si sa. Non si sa perché. La certezza. Da fuori sembra un qualcosa. Però sì, c'è cosplayer, quindi ci siamo, dai. Ecco il cartello, c'era ma era in terra, per quello non. Ma ce n'è scotch? Poi qui c'è tutta la vetro. Devo toccare e poi questa roba buona. Vabbè, lascialo così. Seguiamo la Laura. Guarda, ve lo dico in ginocchio, perché non ne posso più. Non entrate nei gruppi cosplay, vi fate un selfie stupido e dite che cosplay posso fare. Non lo fare cosplay se fai così, non lo devi fare! Oppure una foto con una parrucca, ecco farò il cosplay di questo qui, ma fallo! Non ti prendere una parrucca e poi non lo fai! Un istante, faccio lì. Come si fa a zoomare? Venite, vi facciamo vedere una cosa bella sul manga. Sui manga, ragazzi. Allora, io vorrei qua sul palco con me, se gli appropinquiamo anche un gelato, grazie. Il mio amico Maurizio in arte Tivio 1984 del suo canale YouTube. Diamogli un microfono, vai, capitano. Questo è il tuo microfono, vai. Ok, ciao Tivio. Buonasera. Allora, tu sei venuto a portarci quello che è un video che hai fatto tu. Sì, è un video sulla storia del manga, il primo episodio, vedremo oggi. Sulla storia proprio del manga in generale, del disegno, del fumetto, dei cartoni. Quello che vedremo oggi è la nascita del manga moderno, quindi dalle prime cose rupestri, diciamo, che hanno influenzato questa forma d'arte, fino a proprio la nascita del manga nel dopoguerra. Mica male. E poi è uscito un secondo episodio che ho trovato sul mio canale, che ricordiamo è Kirio 1984. Esatto, un secondo episodio dedicato al manga più drammatico, più di Gekiga, e mercoledì prossimo uscirà quello dedicato allo shoujo manga, quindi il manga per ragazze. Quello che non finisce proprio male, certamente. Ok, meno male. Meno male. Va bene, facciamo partire il video, che dici? Lasciamo spazio a quello che hai fatto tu? Sì, che è abbastanza lungo, quindi. Capitano, video! Un po' di backstage della Laura e si trucca, vai. Sì, ma quella è tutta scena. Beh, per far vedere. Dai! Oh, mi sembra bravo questo che parla, bravissimo, È anche bello, mi hanno detto, io non lo so, ma vediamo, Martini ci insegna. Ciao, grazie. Ah, gliel'hai fatta a lui, al bambino. Lo chiudi, benvenuti.
vediamo Laura Gamberi che gira con il microfono da un'oretta, è entrata già con il microfono, eh? Io sì. Lei ci va a dormire. Come mai? È un portafortuna per te questo microfono? No, è il mio, almeno non... che schifo. No, ho capito che è il tuo, ma come mai ce l'hai da due ore? Quello volevo sapere. Germofobica. Appena... no, sì. Sì, no. Ah, dici? Sì. Però è anche perché non so quando inizia e almeno sono lungo. Intanto sul mio video è saltato l'audio, ma... io la sto filmando e i miei Zigulì mi fanno ogni volta fare il medley tra Batman e Michael Jackson e ogni volta che lo faccio mi faccio il segno della croce. Oddio, perché? Perché tu ci vedi, mi ci vedi a me a cantare Michael Jackson? La prossima volta chiamo Guido. E io che c'entro con questi medley? Io mi aspettavo che lo tirassi su, però non ce la fa. No, non ce la fa, Yeah.
importante, ma anche sviluppato in altri contesti. Comunque la lettura non è qualcosa che pubblichi, diciamo, se avessi voluto fare qualcosa per diventare famoso non avrei mai scritto un libro in vita mia, ok? Cioè sono un anno e mezzo di lavoro, mi sarei dato, non lo so, a far gavetta a debito, avrei fatto qualcos'altro, era proprio destino che lo facessi, quindi va bene così, diciamo. Era destino che quelle parole uscissero fuori. Sì, certo. Ok, quindi io mi vado a informare mentre voi state qua, vediamo come siamo messi. Continua a chiedere queste cose. Oddio. Allora, senti, io ho cercato un pochino il tuo Instagram, sì, e ho visto che tu usi un termine per definire il tuo modo di fare cosplay, che è post-grad. Ah, è vero? Guarda, l'hai notato, incredibile. Allora, diciamo che ho cominciato tardi a fare cosplay, a 24 anni, e ciò che mi ha colpito del mondo cosplay è l'ambiente giocoso. Io cito un filosofo, Ben Russell, lui diceva che ci vuole un ritorno a gioco, anche in fase adulta, perché il ritorno a gioco ti permette di non essere più tu e di ritornare a quella innocenza che avevi in gioventù. Ed è quello che ho vissuto quando ho avuto la prima fiera cosplay. Poi dopo, in realtà per puro caso, ho scoperto un video su YouTube di una drag queen, e quello che riescono a fare col make-up per me è al pari di un pittore su una tela, quindi fanno cose mostruose. E infatti io prendo riferimento solo alle drag queen per i miei make-up. Non molto spesso sono tollerati, non molto spesso sono apprezzati, però secondo me nessuno ha mai fatto un mix tra drag queen e cosplay, e ho deciso di farlo io, semplicemente. Questa è una cosa molto innovativa. Sì. Molto innovativa. Sì. Poi ci vuole anche coraggio, nel senso... RuPaul ti vuole bene. RuPaul. RuPaul, sì, chiaro. Tanto il mondo di oggi si sta aprendo, quindi alla fine non è retrogrado come poteva essere prima. Però molte cose sono ancora in comune. Diciamo che la generazione Z, che sarebbe la generazione da 2000 e poi, sta accettando di più questa cosa, ma mi ricordo che era di una fiera di Agrigento ed era in cosplay, parliamo femminile, ma non si parla di femminile e maschile in questi casi, e sentivo la gente dal pubblico che rideva. Sennò che io ho detto, ma scusa, io c'entro chi qua, vieni sul palco, fammi vedere cosa ti pare e ne parliamo. C'è molto pregiudizio, fin quando è una donna che fa cosplay allora va tutto bene, ma quando è un maschio che si trucca iniziano ad entrare in un campo ben diverso. Io sono dell'idea che non ci sia una linea netta tra cosa è destinata solo per maschi, per maschi e per femmine. Ognuno ha una sfera emotiva unica nel suo genere, siamo tutti identici, se noi proviamo a stamparci le nostre impronte digitali non appariranno mai più sulla faccia del pianeta uguali. Ognuno è diverso ed è a sé, e la sfumatura tra maschio e femmina è soltanto uno spettro dove uno sceglie come costruire la propria identità. È un discorso molto filosofico, però in realtà è molto importante, perché si parla di accettazione, ma quando si parla poi dopo nel concreto di accettare o meno certi argomenti, si inizia a ritrarsi un po'. Io mi faccio portavoce per quel che posso di questi argomenti qui, anche se subisco anche parecchie critiche, italiane mi tocca dire, però sono, io ci credo fermamente a questa cosa ed è per questo che continuo e non smetto soltanto per qualche pregiudizio. Perso? Serve il microfono a questo ragazzo, leggo. Serve il microfono, vai, senta di qua. In Francia nascono le tue radici. Salve a tutti! È un piacere essere qui. Mi chiamo Lupin e sono il ladro migliore del mondo e già adesso sono contento di stare a organizzare uno dei più grandi furti della storia. Se vedrete qualche quadro sparire dal Louvre stasera, sapete di chi è la colpa.
sciolta, tranquilla, vai sciolta. Che ci porta King e Minion, mamma mia, l'ho anche attaccata. Wow. Da Sailor Moon, parte la musica, grazie. City del 30° Adesso vi mostro la bambina che la regina Serenity e io abbiamo avuto, la piccola. Applauso a queste ragazze. E un civile. Vediamo se sono davvero i migliori. Alterazione protocolli. Thank you.
subito e fare un saluto. Bravissima la nostra Caterina. Io quando ho letto... Quando io ho letto piastrina, ho detto figo, qualcuno che ha esplorato il corpo umano. E invece no. Giapponese, cioè c'è più sangue e più tempo. Cioè c'è più sangue e più tempo. Il titolo in testa. Siamo vecchi. Cosplayer o la cosplayer che verrà nominato l'anno prossimo siederà in giuria, quindi al prossimo Valleycon sarà uno dei giurati, ok? Tu te lo ricordi che hai scelto? No, vai, dico. Ah, lo dico io? Allora, vince la menzione speciale, sarà nostro giurato per la seconda edizione di Valleycon Capitan America. Ariadne ha deciso di premiarti, l'anno prossimo sarà in giro con noi. Allora, nonostante la Marvel faccia schifo, comunque ti lascio questo arduo compito l'anno prossimo e ti renderai conto di quanto sarà noioso valutare gli altri, quindi mi raccomando, fai bravo, comportati bene, sei degno. Questo ragazzi è fare cosplay, guarda lì, è proprio hardcore fino alla morte. Vale. Vado a fare il selfie. Grazie Vanessa per questo selfie.
lasci che nessuno lo sa, ma non c'è cammino che comparirà, dove c'è il tuo gioco se non vorrà, allora lui non verrà, non va. Signore e signori, la Santa Maria!